Io avevo praticamente sui 6 anni e mezzo, così avevo imparato da poco la musica. Io ho imparato la musica prima, poco prima di andare a scuola, poco prima di andare in prima, a leggerla, a scriverla, e contemporaneamente prendevo lezioni di musica classica e però con mio padre che era jazzista e che era infervoratissimo di sé e di me e del jazz, mi si metteva insomma vicino e quindi suonavamo e mi metteva davanti sempre queste parti. E io leggevo come un treno, cioè ero, e lui era, perché lui era un grosso personaggio, papà era nome romanissimo, Alvaro, che insomma è un nome ormai che non c'è più, noi eravamo negli anni 55-56, ma insomma anche negli anni precedenti a Roma andavano molto di moda i soprannomi, e soprattutto a livello popolare, nei quartieri più popolari ognuno aveva il soprannome e mio padre aveva un soprannome che era Capello. Capello perché durante la guerra il barbiere si era praticamente quasi suicidato perché non ci andava mai e lui aveva una massa di capelli enorme e quindi era chiamato il Capello. Era talmente noto anche nell'ambiente musicale come Alvaro il Capello che una volta chiamò una persona e chiese del signor Capello perché nessuno sapeva se si chiamava Che Alvaro. non era il futuro No, allenatore della però Roma. stranamente è stato anche poi questo perché chiaramente papà era pure romanista, eccetera, eccetera, e quindi vabbè, io sono stato traviato presto. La musica di quei tempi, dei Night, era 95% musica americana, i grandi classici di Rodgers, Cole Porter, Gershwin, Jerome Kern e chi più ne ha più ne mette. E quindi tra i pezzi c'era fra l'altro appunto proprio il blues, c'era proprio scritto blues dall'americana a Parigi, io ce l'ho ancora, ho le casse di questa, ovviamente le ho tenute con, per me sono molto più che ricordi perché poi sono i momenti di condivisione con mio padre. È stato lui in quelle session così molto romane, molto così nella stanza col pianoforte, la chitarra, eccetera, a spingermi a improvvisare. Perché io leggevo con grande facilità, ma all'inizio non sapevo improvvisare. Lui invece era un magnifico improvvisatore, molto bravo sul blues, e mi spinse lui a improvvisare. All'inizio io proprio dicevo, ma come devo fare? Fa come me, fa come me. Cioè, è stato, diciamo, il primo furto che ho compiuto perché. Soprattutto il jazz, essendo ovviamente nato negli Stati Uniti, per un musicista italiano in genere, e nel mio caso romano, è stata una storia di furti, più o meno con destrezza. Dai dischi, dagli ascolti, ti colpiva qualcosa, E la rifacevi. la rifacevi, magari acchiappavi il 3%, poi il 5, poi il 7, e da lui ugualmente io ho acchiappato questo modo di improvvisare.